Benvenuti e bentornati a Campania Tube Channel. Oggi siamo nella Villa Comunale di Avellino con il Fiorellino e la Tartaruga che presenta l'attività Raccontiamo l'autismo. Sarà una giornata in cui si leggeranno delle favole, una favoletta ai ragazzi con disturbo autistico. Quindi, insomma, ci aspettiamo tanto divertimento e inclusione. Ecco, siamo con Federica e Claudia su una panchina importante, panchina, diciamo, con una A disegnata dietro, diciamo, fatta con il metallo. Ecco, cosa rappresenta questa panchina qui nella villa? L'inizio di un progetto, mi avete detto. Sì, questa è una delle 38 panchine che il Fiorellino e la Tartaruga hanno nel corso degli ultimi anni dipinto di blu sul territorio irpino. Questa è nello specifico una panchina che abbiamo disegnato e fatto fare apposta, quindi è proprio ex novo, questa A che sta a simboleggiare proprio l'autismo, una panchina che vuole essere un simbolo di sensibilizzazione e di riflessione verso questo importante tema. Ecco, questo è stato appunto un progetto che è iniziato oggi, però siamo nella villa per un altro motivo, per un'attività che si chiama Raccontiamo l'autismo. Ecco, cosa, chiedo a Claudia, cosa si farà oggi qui nella villa? Oggi nella villa avremo l'onore di far leggere una delle nostre sei favolette scritte da noi, insomma proprio sul tema autismo. Avremo l'onore di farla leggere e interpretare da una ragazza che studia teatro, poi tutto questo lo vedremo poi più tardi. Quindi giusto per diffondere un po' l'autismo sotto forma di metafora, con una favoletta che racconta tutto. In modo semplice e facile, perché noi vogliamo sensibilizzare, vogliamo che le persone non abbiano paura dell'autismo, perché l'autismo è in un gesto, è in una stereotipia, è in uno sguardo, è in un angolo. Quindi l'autismo è dappertutto, basta guardarsi intorno e avremo insomma, la possibilità di far capire che gli autistici sono proprio in mezzo a noi e hanno il diritto di stare in mezzo a noi. Questo è il messaggio che noi vorremmo anche trasmettere a tutti gli amici di scuola, gli amici di vita, i compagni, i cugini, i fratelli e sorelline, che chiamare un compagno disabile, un compagno autistico in questo periodo è fondamentale, perché loro sono soli, la scuola è finita, le attività sono finite, e quindi perché non invitarli per un gelato, per una pizza, perché loro poi fanno tutto quello che fanno gli altri bambini e sono anche felici di trascorrere del tempo insieme ai loro compagni. Quindi sensibilizziamo con ogni mezzo e stasera con una bella favoletta. La favoletta, diciamo, è ovviamente il simbolo dell'unione, in quanto si deve stare ad ascoltare e lo possono fare i ragazzi, diciamo, normali, ma anche gli autistici, tutti quanti, perché come abbiamo detto questa è studiata, è creata apposta, cucita apposta sulle loro esigenze ed è anche un modo per dimostrare un poco, allargare, diciamo, come detto, la visione generale del tema, perché proporre queste iniziative quasi nel cuore della città è un modo per mettere a nudo e per, come diciamo sempre, far vedere questa realtà, far conoscere questa realtà con la voglia e la possibilità di far partecipare anche ragazzi, come abbiamo detto, compagni di classe, di scuola, amici che non hanno questo disturbo, ma che vivendo insieme a loro magari li conoscono meglio e riescono anche a interagire al meglio con loro. Questo può essere una buona iniziativa, anche perché poi abbiamo visto che ci sarà anche, diciamo, uno spuntino alla fine della. Premio. Sì. Sì, ma anche la sfida del Fiorellino e la Tartaruga è quella di andare nelle piazze, nelle scuole, di portare al centro della società questo tema con degli strumenti molto semplici e perché no, anche divertenti e simpatici, come potrebbe essere il premio della fine ascolto. E proveremo, faremo una prova, proveremo a coinvolgere tutti questi bambini che magari non hanno avuto ancora la possibilità di conoscere un autistico, perché vanno sensibilizzati
sensibilizzati alla diversità, all'inclusione, alla possibilità, chiunque, dai più piccoli ai più grandi, quindi ci mettiamo alla prova anche noi, proveremo a far avvicinare più persone possibili e naturalmente invitiamo tutti a seguire la nostra pagina Facebook, a sostenerci, perché la nostra volontà è proprio quella di parlare in maniera diversa di una tematica così sensibile senza mai perdere di vista la dignità e il rispetto per i nostri figli. Cosa ne pensi di questa iniziativa? Due paroline al volo. Mio figlio è un bambino autistico di quasi 7 anni, quindi sappiamo bene quello che significa le giornate, giorni sì, giorni no, però finché ci siamo va sempre bene, quindi va bene così. E oggi Claudia e Federica comunque sono ragazze che ci tengono aiutare questi ragazzi, stargli vicino e creare iniziative atte anche a far conoscere poi il tema dell'autismo anche al di fuori, fra le persone comuni. Giusto, perché non c'è informazione, molti pensano che magari l'autismo sia contagioso quando non è assolutamente così, quindi sono bambini, non sono bambini diversi, sono bambini come tutti i bambini e hanno bisogno di più attenzioni sicuramente, ma come tutti. E poi diciamo quello di cui necessitano veramente alla fine è non essere messi in disparte, quindi vedersi uniti anche fra i loro coetanei, fra amici, dedicandogli il giusto tipo di attenzioni e le giuste attività, riescono appunto a fare tutto ciò che fanno i bambini normali, diciamo. Cioè è normale, deve essere così e siamo qua per portare avanti il progetto dell'inclusione, i bambini vanno inclusi, sono bambini prima di tutto, non sono la loro diagnosi e basta, quindi ci batteremo sempre e comunque per questa cosa e ripeto che l'autismo non è contagioso, perché poi l'ignoranza c'è sempre e regnerà sempre, c'è sempre stata e comunque. Però queste attività, diciamo, chiudendo, servono proprio per abbattere, no? Il muro, diciamo, questa barriera che si può creare, hanno proprio questo scopo. Esattamente, e io penso che chiunque debba guardare sempre oltre e il buono che c'è, perché comunque sono bambini che danno tanto, insegnano tanto e da loro si può imparare tanto, cioè è tutta una scoperta e alla fine sono bambini come gli altri bambini. Cosa ne pensate di questa iniziativa del Raccontiamo l'autismo, così diciamo mi date un feedback e un parere anche su ciò che hanno organizzato il Fiorellino e la Tartaruga? È molto interessante, molto bella come iniziativa, è molto importante per i bambini con questo problema che alla fine non è proprio, diciamo, un problema, cioè sì, per l'integrazione loro, e quindi è molto, molto importante. Serve appunto per far conoscere questo tema, abbattere quella barriera che a volte si crea, no? Anche fra le persone comuni che magari ne conoscono poco riguardo l'argomento, e quindi è importante vedere iniziative che si scendono nella comunità proprio per allargare, no, la visione su questa tematica fra le persone comuni. Certo, certo, molto importante. Sara, ecco, cosa ne pensa di questa iniziativa del Fiorellino Tartaruga? Quanto è importante che iniziative come questa, che raccontano l'autismo, scendono nelle piazze, nelle ville, si fanno conoscere fra le persone comuni, diciamo, per allargare il tema, diciamo, la veduta su questo tema? Allora, è importantissimo in quanto il Fiorellino e la Tartaruga organizzano tantissime manifestazioni per l'inclusione dei bambini con disturbo dello spettro autistico, affinché tutti conoscano qual è questo problema, qual è questa problematica di questi bambini e non vengano esclusi dalla società, bensì devono essere inseriti all'interno della società e non bisogna che vengano allontanati quando magari si vede un atteggiamento un po' strano, ma capire qual è il problema. Molte volte questa difficoltà di un bambino quando ha un atteggiamento strano o che sia, viene confuso molte volte con la maleducazione. Ho sentito dire tante volte, quel bambino come è maleducato, magari perché non riesce a fare la fila,
fila a un supermercato, oppure non attende la fila di un gelato, eccetera. E la gente deve essere sensibilizzata a capire che non si tratta di maleducazione, ma c'è una problematica dove tutti dobbiamo capire e dobbiamo aiutare, magari non guardare con gli occhi sbalancati, bensì tendere sempre una mano. E poi sono iniziative come queste costruite attorno a loro e ad aperte a tutti che aiutano anche a far capire come con i giusti metodi questi ragazzi poi alla fine operano e lavorano, giocano, vivono come tutti gli altri. Certo, sicuramente, sicuramente, perché loro possono fare tutto, proprio come tutti gli altri bambini, e basta insegnare loro nel modo giusto. Ci troviamo oggi con Fiorellina e la Tartaruga, grandi iniziative, e spiegateci un po' questa favoletta. Allora, questa favoletta ha un significato molto importante, che deve essere un insegnamento per ciascuno di noi. Ciascuno di noi ha delle proprietà come l'arancia, la mela, la banana, ma soltanto quando ci uniamo tutti quanti insieme possiamo dare vita a dei nuovi frullati che hanno delle proprietà ancora più importanti e danno luogo a sorrisi a tante altre persone. È una favola che parla di inclusività. In questi frullati, i tutti frutti, quelli classici e più famosi e più mangiati da tutti quanti, uniscono sempre il sapore della papaya, che era un frutto sempre messo da parte. Una grande favola sull'inclusività e sull'unione.